Questo video è offerto da una vittoria importante quella per il Lanciano con una grande prodezza di Mammarella, una partita però difficile perché la Juve Stabia forse meritava di più. No, difficile, penso difficilissima, al di là della classifica che la Juve Stabia ha, al di là delle pressioni dell'ambiente, comunque dal momento difficile che sta affrontando è stata una partita ancora più difficile per noi. Abbiamo trovato una squadra carica con la voglia di vincere, di poter far bene e quindi ancora da valorizzare la nostra gara e che ha trovato questa vittoria grazie alla compattezza del gruppo, direi. Visto che ha parlato di obiettivi confermati anche dopo il mercato di gennaio, con questo obiettivo di disputare almeno i playoff, voi ci credete o credete proprio qualcosa in più? Ma che io sappia, il mister ha sempre dichiarato salvezza e questo è l'obiettivo nostro, ma al di là del mercato che si è fatto a gennaio il nostro obiettivo rimane sempre quello. Poi quello che accade dai 50 punti in poi sarà bello poterlo andarlo a prendere, ecco, però l'obiettivo nostro rimane questa salvezza. No, c'è stato a un certo punto anche una sirena della Juve Stabia che ti voleva a Castellammare qualche anno fa, se non ricordo male. Ma penso 3-4 anni fa, l'anno che stavo nel Foggia, ero comunque tipo da Piacenza e sapevo che la Juve Stabia come aveva cercato, ecco. Però poi non si è fatto più nulla. Antonio, a questo punto diciamo, la Serie A non è un obiettivo, però un pensierino ce lo potete fare con come state giocando e soprattutto per la classifica. Allora, la classifica dice che comunque siamo là. Come detto prima, non vogliamo sbilanciarci e pensiamo a gara dopo gara. Ora ne mancano 15-16, non ricordo, e dobbiamo continuare di questo passo. Ho detto, è bello poter fare qualcosa di importante, però l'obiettivo nostro rimane sempre quello. Ha detto mister Barone a un certo punto, prima qui in sala stampa, ha detto: se qualcuno del pubblico ha deciso che vuole vedere lo spettacolo, a me interessa poco, perché noi soffriamo in panchina, in campo, in allenamento con i ragazzi, e chi viene allo stadio è meglio che venga per soffrire con noi, non per volere la squadra che giochi modello Brasile, diciamo, ce lo aggiungo io. No, ma al di là della spettacolarità del calcio, una squadra per fine, penso che comunque come la squadra la sostiene nei momenti di difficoltà, non nei momenti in cui la squadra vince, che è troppo facile che in questo modo. E anche a me che è dispiaciuto sentire qualche mugugno, qualche fischio in più nel momento che la stava pareggiando, magari la Juve Stabia stava giocando meglio, e quindi anzi chiediamo come squadra di fare uno sforzo in più anche e aiutandoci nei momenti di difficoltà.